FIFA Confederations Cup. Partecipano al torneo le 5 squadre delle federazioni internazionali vincitrici del gioco. Inoltre partecipa anche la vincitrice della Coppa del Mondo del gioco. Queste sono le semifinaliste del prossimo turno. Sale l'attesa per questo match dal quale uscirà il nome di una delle due candidate al trono mondiale. È un prepartito ovviamente intensissimo con i giocatori che stanno verificando le condizioni del terreno e provano ad allentare la tensione. Siamo collegati in diretta dall'Alba Hit per un nuovo appuntamento con Grande Calcio, squadre pronte a farci divertire anche oggi. Con me Lelio Dani, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Siamo alle semifinali, si alza ulteriormente l'asticella, serve una prestazione perfetta per arrivare all'ultimo atto di Qatar 2022. Sfida che mette di fronte Argentina e Italia. Squadre sono a caccia del pass per la finale e tornare a casa oggi a pochi metri dal traguardo sarebbe un colpo durissimo da assorbire, ma se vuoi superare anche quest'ultimo ostacolo devi tirar fuori tutto il carattere che hai. Questo che vedete in grafica è lo schieramento di partenza dell'Albi Celeste. Martinez tra i pali. In difesa Lisandro Martinez. Con Cristian Romero a formare la coppia centrale. E due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Questa è la formazione con cui si schiera in campo l'Italia. Gigio Donnarumma tra i pali. Dietro si affidano a Di Lorenzo, con Spinazzola sugli esterni. Verratti insieme a Barella al centro. Davanti hanno optato per una sola punta che sarà anche il principale riferimento offensivo. È iniziata la gara, primo pallone per l'Italia. Spinazzola capisce tutto, recupera palla, attenzione. Intervento falloso, interrotto un'azione interessante, l'arbitro potrebbe anche prendere provvedimenti. La qualità, la cifra tecnica, il talento di Messi non sono certo in discussione, da lui ci si aspetta sempre la prodezza abbagliante, il colpo ad effetto. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla e poi si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Occhio al tocco in mezzo. Ottima occasione. Era un pallone importante per l'Albi Celeste per portarsi solo 1-0. Salta di netto, ha una grossa chance qui, attenzione, Donnarumma dice di no. Acuña tenta il tiro, colpisce la traversa, non è finita. Termina in questo istante il primo tempo qui all'Alba Hit Stadium. Argentina che manovra il primo pallone della ripresa. Salta l'uomo. C'è il tiro di Messi. Ottima la parata qui. Fernandez.
resiste alla pressione degli avversari, ha scelto la precisione ma è mancata la mira. C'è il cambio in arrivo. Respinge il portiere, il pallone resta lì. Lautaro Martinez. 1-0, si sblocca dunque la semifinale. Vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene Pier. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. Non c'è più tempo, l'Argentina conquista il biglietto per la finale. Grande festa per i tifosi dell'Albi Celeste. L'hanno spuntata per un soffio. Le semifinali sono così. La posta in palio è altissima. Le squadre stanno più attente, no? Non vogliono commettere errori, soprattutto non vogliono concedere spazi. L'importante è averla portata a casa, però, Pier. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. La partita era terminata ed era pareggio, Pier. Finito. E poi è arrivata la rete che si è rivelata determinante. La sua rete. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Risultati delle partite. Prossimo turno. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato.